Ciao a tutti, buona domenica, video in collaborazione con Lucy sul Leggere L. Io ho il numero anch'io di febbraio e ho preso il travel size. Ho preso il travel size, non sono neanche riuscita, cioè sono riuscita a vedere pochissimi minuti d'inizio del video di Lucy perché oggi ci sono stati a pranzo i miei suoceri, quindi siamo stati un po' in famiglia con le bambine di qua di là, poi mi sono addormentata con le bambine, si vede dalla mia faccia. Poi ho detto no, lo devo fare per forza il video perché ci tenevo tantissimo a farlo oggi. Però insomma oggi me la sono goduta, ecco, queste occhiaie che ho sono di sonno. Oggi sto proprio bene, tiè. Allora, questo è il numero di L. Il prossimo numero sarà marzo, sarà un'edizione speciale perché L compie 25 anni e quindi ci saranno diversi allegati in omaggio oltre al mini campioncino del, io rido naturalmente, del mascara di Dior, il Dior Show. Quindi L l'ho sfogliato una volta sola, vi dico la sincera verità, perché nelle prime 20-30 pagine mi sono fatta il sangue talmente tanto amaro perché tutto quello che vedevo mi piaceva. Devo dire che insomma prima di tutto, neanche ad aprire la copertina, nel retro copertina c'è questo vestito di Sisley e mi piace molto come è abbinato al trucco, color proprio grigio particulier, che è bellissimo. Poi quindi lo sfoglio insieme a voi. Gucci, manco a dirlo, ha fatto queste scarpe che mi piacciono tantissimo, queste qui, col tacco dorato, molto scollate e vertiginose, io mi rompo la caviglia giusto a guardarle, e questo smoking, io lo chiamo smoking perché è favoloso, anche se insomma la signorina non ha propriamente un décolleté da donna, non da donna, cioè insomma ha un seno molto minimal, quindi lei può portare una scollatura così, ma anche con una bella camicetta un po' più accollata penso che andrebbe super bene. Anche Lucy l'ha fatto vedere, fino a lì ci sono arrivata, le nuove borse di Witton che sinceramente a me non fanno impazzire, anche perché credo che siano di plastica, plexiglass, non lo so, e poi non mi piacciono quelle borse trasparenti in cui tutti guardano dentro. Armani è sempre Armani. Ha queste linee classiche che sono favolose, cioè tu compri un completo da Armani e anche dopo 20 anni te lo ritrovi nell'armadio identico. Cioè, è eleganza allo stato puro. Questo è Emporio, è anche a prezzi accessibili secondo me. Devo dire che ho visto che all'inizio si segue molto lo stesso filone di Lucy, infatti la pubblicità Dolce & Gabbana con Monica Bellucci, che c'è anche nella sua pubblicità, ha fatto queste foto di famiglia, questa è una comunione molto, molto siciliana, molto famiglia. A me loro non piacciono molto, alcune cose loro di vestiti piacciono, però insomma preferisco... Ecco, ora mi dovete spiegare una cosa, questa pubblicità di Chanel è favolosa, nel senso che è una foto bellissima. Che cosa stiamo reclamizzando? Ci credete che non capisco? Lei che è avvolta come una caramella in questa carta, non so cosa, con questo braccio favoloso. Si vede che sto a dieta, chi è a dieta di solito focalizza molto sui dettagli. Ah no, eccola, mi ero dimenticata, c'è lei sul trespolo. Anche qui una giacca di Chanel fa sempre la sua porca figura. Poi le borse ci sono tutte, comunque segue molto l'edizione americana come pubblicità, magari sono diverse. Prada. Vedete queste collane che ci sono anche, Lucy faceva vedere una collana nera così. Sono andata sul sito, andate a vedere sul sito di Prada, c'è Prada, c'è la vendita online se a qualcuno interessa. Devo dire che non hanno dei prezzi sbalorditivi, nel senso che 250 euro per una collana che tu insomma
per me è eccessiva, visto che è bigiotteria, anche se bigiotteria di un certo livello, però insomma, datevi a fare un giro. Adesso molte case cosmetiche vendono online. Io ogni tanto vado su Witton a vedermi sempre le mie borse preferite, ma poi insomma, anche Gucci hanno la vendita online. Tots, vabbè, questa è favolosa. Non so perché, io odio il bianco, ma quest'anno piacerebbe tanto una borsa bianca, perché ho visto sia questa che un'altra che era di The Bridge, credo, che era favolosa. Anche, vabbè, Valentino, che meraviglia. Poi, cioè io ho una passione per le borse, ma stavo notando questo di Blue Marine, sì. Questo vestito ha fatto questi due vestiti che sembrano molto anni 50, con la gonna molto scampanata. La signorina ha una vita che sembra quella di Vivian Lee, ma lo vedo lucido, lo vedo lucido, non riesco a capire, sembra un effetto plastica, e ha la borsa così. Questa non mi piace. E qua casca l'asino, che sarei io naturalmente, non voi. Sembro proprio Maradona, eh? Non che mi dispiace assomigliare al famoso calciatore, però insomma. Questo è il Nizoral che me li rende così. Allora, la nuova pubblicità di Dolce & Gabbana. Ora, diciamocela tra di noi, che siamo giusto noi quattro. Non è molto più bella della Scarlett Johansson. Yeah, ragazze, io non so, cioè... È meglio la Bellucci, che a me non sta propriamente troppo simpatica, ma come donna è molto più bella lei. Guardate com'è bella questa modella. Queste poi sono le nuove matite con i nuovi logopedia portami via, con i nuovi rossetti, smalti. Le matite sono belle, sì. Bei colori, anche se torno a ribadire, io quest'anno come grandi ho visto un pochettino le collezioni primaverili di make up, e un po' ci sono rimasta male, nel senso che non è che io mi aspetti chissà che cosa, però è sempre la stessa cosa, non lo so. Questo bracciale e orologio di Chanel, bellissimo anche. Per chi ha un bel polso e delle belle mani. Poi andiamo avanti. Ah, ecco, guardate questa di Faye. Che bella che è questa borsa. Sì, lo so, molto. Allora, noto la differenza. Lucy focalizza, in quanto persona magra, focalizza sui vestiti, io focalizzo sugli accessori. Sì, lo so. Ma per il momento, non lo so, sono abituata a guardare gli accessori. Poi. Ma questa è Naomi? È Naomi Campbell per Pinco ancora? È bellissima, la foto mi piace molto. Io sento un silenzio di là. Cioè, o le gemelle hanno rinchiuso mio marito da qualche parte. Ah, mi piace molto, ma molto molto, questa di Coccinelle. Solo che io mi sono resa conto che andando in giro di solito le bimbe piccole, ormai se non ho una tracolla diventa impegnativo. Infatti sto usando poco la borbonese, purtroppo. Per quanto riguarda i trend di questo mese, c'è il trend circo, che cioè, è come raschiare il fondo del barile certe volte, perché mh,
guardate questi. Poi magari la collana è bellissima, ad esempio a me piace così, molto eccessiva, però alcune cose, anche i bracciali smaltati, questo di smalto rosso di Moschino è molto bello, questo. Le classiche borse di Bruno o Piero Guidi. Sì, Piero Guidi. Poi... ah, ecco, ogni tanto poi ci sono le piccole notizie e ho trovato questa Megan Park che ha una collezione di capi cuciti e decorati a mano con varie tecniche e si vendono anche online e mi sono piaciuti tantissimo. Credo che quest'anno comprerò qualche bracciale smaltato perché mi piacciono davvero molto. Per andarci dove? No, vabbè, scherzo. Tornerò ad uscire, ad avere una vita normale, a non... insomma, poi sono andata sul sito di Borbonese perché questa mi piaceva tantissimo. Solo a guardare sono andata, scusate. Non c'era. Nella vendita online non l'ho trovata. Poi, devo dire che mi mancava questo appuntamento con Lucy. Ah, tra le cose che c'è lo speciale, che cosa c'è di nuovo? E stavo guardando quest'uovo di porcellana. Guardate com'è delicato, io adoro la porcellana. Devo dire che una delle cose più belle del mio servizio di nozze, che conservo gelosamente e che tra un po' metterò via, visto che le bambine inizieranno a camminare, sono le porcellane della Royal Albert, il servizio da tè. Poi si porterà il blu e devo dire che dall'azzurro, che purtroppo a me non sta bene perché faccio un po' l'effetto oceano, a questo turchese blu, il turchese col blu, penso saranno questi i colori della stagione. Poi, questa è una cosa che non mi è piaciuta. Si porteranno le scarpe di paglia. Io sono un po' tradizionalista su certe cose, per cui del tipo la borsa di paglia si porta al mare, le scarpe di paglia anche, ma neanche, perché a me non piacciono. E si porteranno molto per i capelli degli Swarovski, delle cose dorate e che sbrilluccicose. Guardate queste, come di Witton. Poi, andando avanti, e poi si porteranno molto gli accessori di plastica. Personalmente non condivido. Comunque, c'è una intervista su Emily Blunt, che adesso è la testimonial di Opium. Me lei piace tantissimo, dal Diavolo Veste Prada. Credo che Anne Hathaway è stata molto brava, però lei si è fatta notare, ecco. Mi è piaciuta davvero davvero molto. Ci sono varie interviste. Ah, ecco, sento. Quindi sto guardando. Ah, c'è un programma di disintossicazione per rimettersi in forma dopo gli stravizi delle feste, credo, o delle settimane di eccessi. E poi ci sono, vabbè, c'è la parte... staranno scannando. Che,
vi sembrerà strano, ma non a tutti è fatto piacere che io ogni tanto faccia. No, a non tutti fa piacere se ogni tanto faccio riferimento alle mie pupe. Sì. Partendo dal fatto che io ho orecchie dappertutto. Guardate questo trucco. Tutto tempestato di lustrini. Perché che ne dicano che YouTube è un community abbastanza vasta? No, non è così. Siamo un branco di pettegoli. Hai voglia quanti se ne sentono, quante se ne dicono. Quante se ne dicono. Ah, e non si tratta di tirare il sasso e nascondere la mano, ci mancherebbe. E che sapete, si parla ma non in pubblico. In pubblico facciamo solo video di make up. Scherzo, sto scherzando. No, devo dire che le borse l'hanno fatta da padrone in questo numero. Mi ha colpito molto il fatto, ma è una cosa che ho sempre notato nelle nelle pubblicità di moda. Adesso vi farò vedere quello che ho notato che a me dà tremendamente fastidio. Allora, nella parte con gli accessori, guardate, ma quel tacco sostiene qualcuno o bisogna pesare per forza 40 kg? Ok, io non ho mai portato tacchi così a stiletto. Bella molto la collana, credo sia di Bulgari. No, è di Prada, infatti, è quelle, sì, infatti, di Prada. No, di Bulgari è questa pochette con la testa, la chiusura a forma di testa di serpente che costa 1200 euro, ecco. Poi, Sergio Rossi. No, non ho capito. Vedete perché non riesco a capire? Allora, sotto ci. Allora, questa sembra una scarpa con questa decorazione sopra, ma in effetti dice la didascalia. Dall'altro, collier di smalto realizzato con maxi fiore decoro Sergio Rossi. Avevo visto Sergio Rossi, ho pensato fosse direttamente la scarpa, 750 euro. Il sandalo a listini di pelle intrecciati di Ferragamo, 650. E la pochette bicolore, 1250. Ecco, non riuscivo a capire. Ritorna naturalmente il bianco e nero. Così. Per le borse e le scarpe, e vedete, va la paglia, niente, non me la riesco a far piacere. Vedete le borse di paglia, questi sì, questi mi piacciono. Vi dico, no, lo stivale non mi dice quanto costa, però mi piace sia la busta di vernice di Tots da 700 euro, che è favolosa secondo me, anche la scarpa con le nappe, ma senza le nappe, lo stivale è bellissimo. E poi, per le più audaci, queste. No, non le metterei mai. Bello, questo è un look che mi piace. È molto classico. Io sono un po' più classica, lineare. Anche se poi anche a me piacciono determinate cose. Ad esempio, questa gonna mi piace moltissimo. In completo anche così con la giacca. Anni 50. Fatto tutto l'excursus dagli anni 20. Poi c'è una parte sulla biancheria intima e poi ci sono le scarpe
a seconda delle attrici. Ad esempio, Diane Kruger, vedi qua. Poi borse, 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 cioè se mi devono incuriosire in qualche modo, io comprerei borse in continuazione. Sono tutte belle a modo loro. Anche questo mi piace, questo stile così, lo stile Gatsby. Non lo so, mi è venuta voglia di una borsa gigante bianca. Non so se... E anche questo, sì, questo mi era piaciuto molto, l'età del jazz. Che belli questi gioielli, anche le borse. Le cose per il battesimo ci sono anche. I vestitini per il battesimo. Io sono andata controcorrente, le mie erano vestite una di rosa, l'altra di blu, quindi blu e bianco. Per quanto riguarda la parte beauty, c'è un articolo su Dakota Fanning e un altro su Eva Mendes e poi su La Sempre Eterna, Charleston. E poi c'è un articolo sulle varie creme, questo di solito ogni anno lo fa a seconda dell'età, vedete? Dai 20 ai 35, dai 35 ai 45. E oltre i 45 anni. Volevo vedere se era su questo su questo giornale che avevo visto. Ah sì, questo è il nuovo siero che uscirà di il Saint Laurent, questo a marzo, a febbraio marzo. Avevo visto sulle BB cream qualcosa. Ah, andranno molto c'è questo articolo su questa signora che fa parte della società che gestisce il Cosmo Prof, a quanto ho capito, e si parla di quali saranno i trend beauty, e oltre alle ciglia queste le ciglia di carta, mi piaceva molto, chiedevano qual è la per quanto riguarda lo skin care, che cosa bolle in pentola, diciamo, e lei rispondeva che molti laboratori americani, cito, stanno studiando formule sensibili all'impatto ambientale, quindi creme con un filtro UV che può aumentare se il clima esterno diventa caldo o freddo, o un make-up che può camaleontico, che possono cambiare colore a contatto con l'aria e con l'acqua. E poi dice che andranno di moda dei massaggi che devo dire credo siano abbastanza conosciuti, sono quelli per cui la massaggiatrice si mette in piedi aggrappata sopra la schiena con i piedi e fa tutte le digitopressioni. Non mi è piaciuta assolutamente la collezione di Collistar, almeno vista così dal giornale, non lo so perché non mi ha detto proprio niente, il rossetto forse. Eppure avevo visto qualcosa sulle BB cream, ma credo che sia su un altro giornale. Poi dovrò fare ho preso dei vari giornali e vorrei farvi vedere quello che mi ha colpito di più. E vedete, il prossimo mese, queste sono è l'uscita con il mascara, quindi. E questo è tutto. Si chiude con una carinissima borsa di Dior qui. Quindi, questo è tutto. Io ringrazio Lucy, naturalmente. È venuto un video lunghissimo? Credo di sì. Dovrei girare altri video, ma dalle urla. Credo che ci vorrà un po' di tempo, abbiate pazienza.
è storta questa videocamera. Vabbè. Ci vediamo presto. Ciao.